Il sogno del criptomilionario ha praticamente attirato la maggior parte delle persone, tra cui anche me, all'interno di questo mondo. E la cosa assurda è che quando approcciamo a questo mondo capiamo che la realtà dei fatti è un po' differente, ma non è impossibile riuscire a fare questi ritorni con anche piccoli capitali. Certo, pensiamo sempre che ci siano delle fregature, che sia molto rischioso, che siano tutte stupidaggini. E tra parentesi, anche il mio portafoglio fino al 2021 era a malapena in positivo. Ma dopo aver capito come funziona la tecnica per riuscire ad ottenere il più possibile dagli investimenti in criptovalute, sono riuscito a fare addirittura il 20 per, e tra parentesi è tutto documentato su questo canale. Tutto questo non è stato grazie solo alla magia, alla fortuna o magari a qualche codice segreto scritto su qualche libro o ascoltato in qualche video, ma è semplicemente stato un mix di soldi persi, errori fatti, notti a leggere, notti tra parentesi a provare delle piattaforme o magari semplicemente le blockchain nelle quali andavo ad investire. E tutto ciò mi ha portato poi a imparare a capire quando, dove, come e perché investire in determinati progetti e in altri magari anche no. Ricordiamoci prima di tutto che il mercato delle criptovalute è un mercato pieno di insidie e soprattutto con un livello di ingresso nettamente superiore a quello del mercato tradizionale. In effetti è molto più complicato riuscire ad investire i propri soldi, ma anche a dichiarare i nostri guadagni in criptovalute rispetto all'acquisto di un ETF e magari del trading su delle piattaforme su un mercato tradizionale come può essere il Forex. Ma udite udite, secondo voi quando si fanno i soldi? Quando c'è pochissima regolamentazione? Quando ci sono problemi, dubbi? Quando c'è una scarsità di informazione? Quando è tutto molto più difficile? O quando magari è tutto alla portata di tutti? In realtà il controvalore di una qualsiasi cosa, che sia un bene, che sia un servizio, qualsiasi cosa è dato dalla difficoltà per crearlo, per ottenerlo, per divulgarlo. E quindi si ottengono più soldi quando tutto è difficile. È il momento, diciamo, che è ancora oggi sul mercato delle criptovalute. Esistono tre metodi per riuscire a fare soldi e non sono neanche tre metodi troppo difficili da mettere in atto. Certo, bisogna avere ancora una volta una conoscenza di base nettamente superiore rispetto a un qualunque ETF, ma c'è la possibilità di farlo e per alcuni basta semplicemente quella, che c'è qualcuno che è riuscito e quindi c'è la possibilità di farlo e continuarlo a fare ancora oggi. Sì, ok, vi ho detto tutte queste cose, ma è possibile veramente diventare ricco con le criptovalute? Esistono tre metodi che ti danno la possibilità di poter diventare ricco con le criptovalute. Certo, non sono garantiti, certo, non sono semplici, ma per alcuni basta semplicemente che ci sia la possibilità di farlo e tutto questo poi renderà il resto praticamente fattibile, non facile, fattibile. Il primo metodo è semplicemente avere un capitale, scegliere un progetto e metterci i soldi. Voi dite, wow, tutto questo? Ragazzi, è così. Dovete avere tanta fortuna, magari scarsa conoscenza, e praticamente è un gratta e vinci cripto. Io l'ho fatto nella scorsa bull run andando ad investire, ascoltate, 180 dollari su Cake, una criptovaluta che ho acquistato, mi pare, a 6 centesimi. O 5, non ricordo benissimo, ma c'è un video che lo dimostra, e l'ho rivenduta a 40 dollari al singolo. Cioè, ho fatto 18.000 dollari guadagnati da 180. È stata una botta di culo? Sì, questo metodo è a botta di culo. Si chiama gratta e vinci cripto, non si chiama sicuramente studio, imparo, cerco e divento un genio. Gratta e vinci cripto. Acquisti, sono criptovalute, quindi USDT, andando a scambiare i tuoi euro o i tuoi dollari, e
investi su un progetto che ha una capitalizzazione bassissima e che ha una potenzialità di crescita abbastanza rilevante in base a quello che sai. Praticamente stai provando a grattare un grattevinci. Il secondo metodo è un metodo che richiede un po' più di competenza, un po' più di tempo e logicamente anche un capitale che non è grandissimo, ma non è neanche minuscolo. Quindi, questo metodo va a richiedere una competenza che si può magari acquisire andando a guardare semplicemente qualche video di qualche persona che sa di cosa sta parlando. In più, basta andare a testare alcune piattaforme, non tutte, basta una, bastano due piattaforme, come per esempio Binance, come per esempio Coinbase, per capire come acquistare le criptovalute, come rivenderle e come detenerle. In più, basta semplicemente andare a leggere la market cap. Questo perché andando a investire nelle più capitalizzate è molto facile riuscire ad ottenere un ritorno non garantito, perché non esiste nulla di garantito negli investimenti. Non facile, perché non esiste nulla di facile a questo mondo, ma comunque con un rischio di rendimento superiore alla media di un investimento classico. Ecco perché vi dico, è un metodo che richiede un po' di competenza, richiede un po' di conoscenza, ma richiede anche poca competenza rispetto al metodo 3, che è quello che utilizzo io e di cui vi andrò a parlare. Sappiate che questo secondo metodo non è un metodo fatto male, anzi, è un metodo che vi dà la possibilità di fare magari anche solo 10 per, ma facciamo finta di fare $1,000 per 10, 10.000. $10,000 per 10, 100.000. $100,000 per 10, 1 milione. Quindi praticamente andando a saltare di volta in volta, riuscirete ad ottenere $1,000,000 andando a utilizzare questo metodo, quindi investendo poco su criptovalute di basso livello, di bassa capitalizzazione, potreste riottenere un ritorno. Questo logicamente è una possibilità. Io l'ho fatto e ho ottenuto, come vi ho detto prima, il 20%, ma ho investito in criptovalute che non avevo studiato a fondo. Avevo soltanto una conoscenza di base, ecco che mi hanno dato un ritorno magari importante, ma non il massimo che si poteva ottenere da un investimento con un capitale che insomma era bene o male un capitale considerevole. Per chi vuole saperne di più, basta che vada a guardare i video vecchi sul mio canale. Tutto ciò vi comporta ad, logicamente, un'esposizione al mercato, una volatilità folle, un timing inesistente, perché voi prendete i soldi e andate a comprare direttamente le criptovalute senza dover aspettare il momento, senza dover aspettare magari la botta di fortuna del messaggio dell'amico o del video dello youtuber o magari del tweet di Elon Musk, ma semplicemente prendete i vostri soldi, andate a scegliere le criptovalute e poi in base al momento che volete andate ad acquistare queste criptovalute. Avrete sicuramente una possibilità di beccare un cigno nero, che significa beccare un progetto che insomma non è il massimo perché non avete studiato a fondo, e di magari cambiare rotta nel mercato proprio nel momento in cui magari acquistate. Quindi è logico che non è il miglior metodo, ma è un metodo che funziona e ripeto, l'ho utilizzato io nell'ultimo bull run. Avevo poche informazioni, non tantissime per quanto mi riguarda, eppure avevo tante informazioni per il tempo. Ad oggi mi sento rispetto a prima almeno 5 volte più bravo, 5 volte con più conoscenza rispetto al 2018-19, nel quale ho utilizzato questo metodo per fare insomma quel 20 per famoso. Il terzo metodo è sviluppato andando a, logicamente, giocare con il primo e il secondo, facendo una marea di errori e perdendo alcuni capitali. Anche perché di cigni ne ho beccati anche io, sappiatelo, quindi non è che sono il genio della finanza che non fa errori. Anzi, ne ho fatti tanti e non sono un cavolo di genio. Il terzo metodo si basa, punto primo, sullo studio della materia, quindi ho letto probabilmente 20 libri per quanto riguarda il mondo cripto, ho guardato probabilmente 200 ore di video
per quanto riguarda le criptovalute e soprattutto mi sono informato da morire su Bitcoin e inoltre continuo a informarmi giorno dopo giorno su tutte le notizie che girano all'interno di questo mercato. Questo metodo non è un metodo complesso da seguire, ma complicato da mettere a regime, perché bisogna prima fare una preparazione abbastanza importante prima di arrivare. Come vi ho detto, dovete avere una conoscenza profonda di tutti i progetti sui quali andate a investire. Dovete avere una conoscenza profonda per quanto riguarda la gestione della sicurezza delle vostre criptovalute, una conoscenza sulla gestione degli investimenti sia a livello fiscale che a livello logicamente di dati da mantenere segreti e non, una conoscenza anche delle piattaforme dalle quali andate ad acquistare, perché ci sono piattaforme che magari vi fanno pagare di più, vi fanno pagare di meno di transazioni e tanto altro, magari anche tecniche come per esempio utilizzare BNB su Binance vi permette di pagare meno fees. Quindi tutte queste nozioni, informazioni, bisogna prima accumularle. Dopodiché iniziamo a definire il capitale. Come possiamo farlo? Molto semplice. Sappiamo quanto spendiamo in un mese, moltiplichiamo per un anno e vediamo quant'è la differenza tra il capitale che entra in casa e quello che ipoteticamente dovrebbe uscire ogni anno. La differenza porta all'utile, tra tante virgolette, della nostra casa, della nostra famiglia. Soldi che sono liberi, svincolabili, che sono utilizzabili per investimenti. Da lì dobbiamo capire quanto possiamo permetterci di investire senza rischiare di creare danno, di arrecare danno alla nostra famiglia. Logicamente ricordatevi che i soldi che investite con questo terzo metodo non potete investirli per perderli, dovete investirli per proteggerli e per guadagnarci. Quindi dovete essere bravi a stare dietro logicamente al mercato, non all'investimento che andrà in automatico grazie all'auto invest magari di Binance, ma grazie alle informazioni che escono e quindi al momento giusto per entrare e per uscire. Dopodiché andiamo a decidere cosa fare con i nostri soldi, quindi quali sono i nostri obiettivi, quali sono gli obiettivi della nostra famiglia. In questa maniera riusciamo anche a capire dove dobbiamo spingerci, fino a quando dobbiamo spingerci. Poi continuiamo a studiare il trend di mercato, creiamo delle cose che possono essere utili per darci dei segnali, quindi possono essere magari le analisi tecniche, possono essere magari delle analisi degli RSS feed, quindi andare a vedere delle notizie in anteprima direttamente sul nostro cellulare, insomma accumulare conoscenza e informazioni il più possibile. Poi andiamo a studiare la tecnologia, come vi ho già detto, di ogni criptovaluta. Ogni cripto che andate ad acquistare dovete sapere quasi perché è impossibile saperlo perfettamente, ma quasi perfettamente come funziona. Impariamo a utilizzare gli strumenti, gli exchange, i wallet, le blockchain. Dopodiché prendiamo dei punti di riferimento sul mercato e andiamo a capire quando è meglio acquistare, quando è meglio vendere, quando è meglio stare fermi. Insomma, ci sono tanti dati da accumulare e su questo canale ho mostrato anche quali sono quelli che utilizzo io. Quelli che utilizzo io, non quelli che consiglio. Non si consigliano su questo canale. Si mostra solo quel che io faccio. Poi, ricordiamo sempre che i soldi investiti sono nostri. Ve l'ho già detto prima, ve lo ridico. I soldi che io investo non li investo perché li ho trovati per terra, li investo perché voglio moltiplicarli, ma io li ho guadagnati lavorando giorno dopo giorno, ora dopo ora, quindi io non li butto mai. Poi dobbiamo ricordare il fatto che i soldi investiti sono il tempo che noi dedichiamo a un qualcosa, quindi un euro è pari a quanto tempo della nostra vita, quindi sappiamo quanto è il peso. Impariamo poi ad investire con un DCA o con un PAC. Io ho imparato così. Ho imparato ad investire con un dollar cost averaging, andando a magari crearmi, e vi ho anche fatto un video dell'auto investimento su Binance, proprio un piano di investimento sempre utilizzando Binance. C'è la possibilità di investire in altri metodi, però io ho voluto creare il metodo più facile da gestire e più veloce, anche se pago magari più fees, ma non mi interessa, io sono tranquillo con me stesso che ho il controllo totale di quello che faccio, anche perché le mie criptovalute non rimangono su Binance. Acquisto da Binance e le levo istantaneamente.
Ultima, non per importanza, impariamo i cicli di mercato. Esistono i cicli di mercato, esistono queste cose che vengono chiamate stagionalità sul mercato delle criptovalute. Ormai sono quasi 14 anni che le seguiamo e si sono sempre andate a moltiplicare anno dopo anno. Quindi con loro non possiamo uscire fuori dai binari. Dobbiamo imparare a investire e a annoiarci quando investiamo, perché la noia porta a una scarsità di voglia di fare i pazzi, diciamo, i pazzi con i nostri soldi. Dobbiamo imparare a utilizzare i nostri soldi negli investimenti che andiamo a seguire. E poi, praticamente, ragazzi, è semplicissimo, perché dopo aver fatto tutti questi passaggi, che sono 100.000 passaggi, semplice è una parola un po' sbagliata da utilizzare, abbiamo messo a regime il nostro metodo di investimento, metodo di investimento che ci potrebbe ipoteticamente garantire un ritorno con tanti se, tanti ma per il mercato delle criptovalute, per l'investimento, per tutto quello che può succedere, da il nostro investimento sul mercato cripto. Quindi sappiate che quello che vi ho detto l'ho utilizzato io. Ora a voi, cosa fareste? Quale metodo utilizzereste? Soprattutto, come lo aggiustereste? Cosa andreste a migliorare? Questo perché non è che sono curioso solo e soltanto di sapere la vostra, ma la realtà dei fatti è che sto ancora continuando a imparare. E quindi se qualcuno di voi mi dice un metodo migliore o un modo di pensare diversamente o di crearmi una sequenza diversa, io sono super contento. Bene ragazzi, questo è tutto. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!